Appuntamento di inizio settimana con la rassegna stampa di Telemia, ben ritrovati a tutti. Lunedì 4 luglio, i quotidiani calabresi che puntualmente troverete in edicole, che siamo pronti ad analizzare ed approfondire in questa odierna trasmissione consueta che vi offre il nostro canale con l'edicola digitale. In aumento i contagi in tutta Italia, ma soprattutto in Calabria. Parleremo di sanità, parleremo soprattutto anche di Covid e di grande caldo che proseguirà. Oggi sarà un'altra giornata con caldo incessante in tutta la regione. Intanto l'apertura delle prime pagine, iniziando da Gazzetta: ospedali necessarie più risorse. Alla regione serviva il generale Bortoletti, avrebbe rimesso i conti a posto. Il deputato Savia di Alternativa: la Calabria riceverà solo 150 milioni, ma già ne spende 300 in viaggi della speranza. Tre notizie nel taglio alto: i titoli sottotestata, mandato Riccio, piccolo centro del Cosentino, dopo averlo uccisa, ha dormito accanto alla moglie. Qui Luigi Carlino è in carcere. Francavilla Marittima, le mani del racket sui cantieri della statale 106, uno dei mezzi incendiati. Reggio, aeroporto ancora nelle sabbie mobili. La task force provoca SACAL e Regione. Coraggio, dichiarate la fine dello scalo. Il mancato rilancio dunque del Tito Minniti a Reggio Calabria. Paesi sempre più fantasma. Parliamo del calo demografico e spopolamento, soprattutto nei piccoli centri calabresi. In 70 anni persi 200.000 abitanti. La guerra in Ucraina alle corde, ucraini alle corde, ma non è il game over. Vedete, da Kiev missili a grappolo. E ancora, per quanto riguarda le altre notizie, emergenza siccità, reti colabrodo e italiani spreconi, parlano i numeri. Andiamo avanti, Calabria, il Mar Tirreno inquinato, colpa degli scarichi abusivi. L'allarme del professor Greco. Qui vedete Roberto Chiuto e Silvio Greco lavorano per una Calabria più sana. Lasciamo Gazzetta del Sud con quelle che erano le notizie più importanti di prima pagina. Ci occupiamo subito del quotidiano Sanità Malata, facciamo il punto della situazione. Caso USCA, medici in attesa di rimborsi da dicembre. Intanto il virus corre e come, con i numeri che ancora una volta sono in rialzo per quanto riguarda il Covid-19, soprattutto in Calabria. Ieri altri 11 ricoveri in area medica e altri 2 decessi, ma la sanità calabrese è smantellata. La NAO sul reparto di rianimazione di Polistena chiuso, situazione gravissima. Ancora l'ennesima lite dietro il femminicidio di Mandato Riccio. Il marito confessa, molti in paese sapevano dei litigi. Tutti i finanziamenti nel Cosentino contro la dispersione scolastica, una preside, libri, musica e arte, così già la combattiamo. Il nuovo vescovo di Lamezia, ordinazione di Monsignor Parisi, festa di popolo a Santa Severina. Sant'Ilario dello Jonio invece dalla Locride, progetto di inclusione sociale nel canile sequestrato, e poi dalle varie province, iniziando da Catanzaro. Solite estate da Pienone per Soverato, prezzi alti, ma agosto sarà subito sold out. Reggio, altro che festa sui bronzi, guerra, e Versace rompe con Giuseppe Princi. A Vibo, turismo, stagione al via, operatori ottimisti, ma chiedono vicinanza a Crotone, comune. Tricoli lascia, scoppia il caso, ufficio urbanistica in stallo. La crisi ambientale, incendi, il piano del Parco Nazionale dell'Aspromonte e poi a Roccella Ionica, ancora sbarchi della Speranza. Due in queste ultime ore, nel giro tra l'altro di 15 ore, due sbarchi a Roccella Ionica. Il sostegno a Gratteri, le prese di posizione di CNCA. E ancora, per quanto riguarda la guerra in Ucraina, vedete, l'Insk è caduta, la Russia avvicina la conquista del Donbass. Lasciamo la prima pagina del quotidiano del Sud, ci occupiamo del nostro portale www.telemia.it. Aumentano ancora i casi di Covid in Calabria, il bollettino delle ore 17, però con meno tamponi in questo weekend, ma ancora situazione difficile per quanto riguarda la pandemia. Munoz Morales in vacanza a Roccella Ionica, prove generali di matrimonio con Raul Bova, e questo è un po' il punto di domanda da meritarsi la copertina di apertura. E poi ancora troppi casi, dicevamo, di Covid in Calabria, 1628 i nuovi casi e 2 decessi. Il tasso di positività sale al 31,09% e questa è la situazione. Salgono ancora i casi attivi dunque per quanto riguarda le
epidemia, i casi positivi sono distribuiti così in Calabria con un aumento in tutte le province. Proseguiamo sempre con il nostro portale www.telemia.it e con le ultimissime che arrivano sul nostro sito. Ancora per quanto riguarda, vedete, i troppi casi di Covid a Roccella Ionica, ma non solo, in diversi comuni della Locride sono altissimi i casi da Covid-19. E poi gli sbarchi della Speranza che sono proseguiti, 50 bengalesi in notturna, e vedete qui il porto delle Grazie, ancora sbarchi dunque di immigrati. Lasciamo anche il nostro portale, ritorniamo sui quotidiani calabresi dopo aver dato un'occhiata a quelle che erano le notizie di prima pagina, subito con Gazzetta del Sud per analizzare e approfondire i temi più importanti all'interno. Facciamo il punto subito per quanto riguarda la pagina numero 3. Vedete, qui c'è Franceschini in questa foto. Mai più alleati se Conte rompe con Draghi. La politica in vista di quelle che saranno poi le elezioni politiche del prossimo anno. Il ministro Demme Franceschini, antico sostenitore del campo largo con i 5 Stelle, avverte l'ex presidente del Consiglio. Anche un appoggio esterno e una rottura e per noi porterà alla fine del governo e all'impossibilità di andare insieme alle elezioni anche del 2023. Speranza e Bersani tornino nel Partito Democratico e rilancia il proporzionale. Vede Dario Franceschini, ministro ma soprattutto leader della corrente Aria Dem. Intanto Grillo con sarcasmo difende il reddito di cittadinanza. Andiamo avanti, Consiglio Nazionale, confronto col Premier. Il leader 5 Stelle si gioca tanto. Gli ortodossi spingono per l'uscita dall'esecutivo. Palazzo Chigi pronto a fare delle valutazioni e a tirare le conclusioni senza però deragliamenti dalla linea impostata. Noi proseguiamo sempre con Gazzetta del Sud e gli altri fatti della giornata. Il troppo caldo che è destinato ancora a durare, anche oggi sarà una giornata caldissima in Calabria, si supereranno anche oggi 40 gradi e il ghiacciaio precipita, vedete, troppo caldo. E questa la situazione, la tragedia della Mormolada, dove si è staccato un enorme seracco, una frana gelata su almeno due cordate di alpinisti, 6 morti, 9 feriti, almeno 15 dispersi. I soccorritori, mai vista su queste cime una cosa del genere, non è stata la solita valanga. E poi siccità, sarà una settimana decisiva per i ristori e lo stato di emergenza. Domani il via libera del governo, molto attesa la nomina del commissario straordinario. Vedete nel distretto poi un'immagine dell'emergenza siccità, 20 interventi prioritari da realizzare entro e non oltre il 2024 per mitigare i danni. Intanto dispersi 1 miliardo di metri cubi d'acqua. Terrore a Sine di Staripa, una diga, migliaia di evacuati, la città colpita da piogge torrenziali che hanno causato violente inondazioni. Andiamo avanti, ci occupiamo adesso di pagina 5, l'estate nera dei voli, record di cancellazioni, ma l'Italia regge bene. Questa è la situazione per quanto riguarda i trasporti, grazie alla salvaguardia del lavoro. Caos in Germania e Gran Bretagna, a cui si aggiunge la minaccia degli scioperi. E qui vedete l'Italia sta meglio di tutti. Disagi minimi per quanto riguarda i viaggiatori. Covid è superato il 1 milione di casi. La situazione torna ad essere difficile ed il picco è atteso per metà luglio, ma forse si deve triplicare. Vedete, secondo gli esperti, moltissimi sono i contagiati Covid non registrati con pochi sintomi o asintomatici. E oggi è difficile fare previsioni sull'andamento nei prossimi mesi, che si prospettano molto difficili. La sottovariante Omicron BA.5 è uno dei virus più contagiosi mai visti, con un indice R0 intorno a 20 e colpisce pure i polmoni. Situazione che ritorna veramente difficile per quanto riguarda la pandemia. Andiamo avanti, spari in un centro commerciale, c'è un arresto nel pomeriggio di ieri in un quartiere sud di Copenaghen. In manette un danese di 22 anni, non chiaro il movente, non si esclude il terrorismo. Mare Rosso, due turiste europee attaccate e uccise da uno squalo, chiuse le spiagge per 3 giorni. Al Cairo. E ancora per quanto riguarda Gazzetta del Sud, proseguiamo con gli altri fatti del giorno, i temi calabresi, le pagine regionali per andare avanti e occuparci di quelli che sono i temi che riguardano anche la politica regionale. Intanto più risorse per garantire le cure ai calabresi, i temi della sanità, una sanità malata, quella calabrese. Il deputato del gruppo misto Francesco Sapia ha presentato
Una proposta di legge per modificare i criteri che penalizzano la regione. Solo 150 milioni dalla ripartizione, ma per i viaggi della speranza se ne spendono già 300. Con Occhiuto purtroppo le cose non sono cambiate. Ricordiamo che il presidente della regione è anche commissario della sanità calabrese. Alla Calabria serviva il generale Bortoletti. I piani di rientro hanno ridotto la capacità di spesa della regione, che ha violato la legge 161 sul personale. Covid, ultimi 7 giorni ci sono più 52 ricoverati, numeri che sembrano dunque destinati anche a salire. Qui la notizia invece del mare sporco, il colpo degli scarichi privati. Il capo della stazione zoologica calabrese Silvio Greco ha individuato la principale causa dell'inquinamento. Ma lo scienziato teme per la salute delle aree interne, trovata roba da incubo. Vedete qui il mare malato, la colpa è delle strutture con scariche abusive. Qui Occhiuto, il governatore è attento alle politiche ambientali. Ancora Silvio Greco, professore guida la stazione zoologica calabrese. Il professore guida dunque la stazione zoologica calabrese e la foto qui del mare con scarichi abusivi. Tirreno, una domenica di segnalazioni e rabbia quella di ieri, da Belvedere Marittimo fino a Paola, tante le segnalazioni per il mare sporco. Continuiamo, pagina 12, sempre all'interno di Gazzetta del Sud, per questa prima parte di Edicola Digitale di questo inizio settimana. Reggio, l'aeroporto in agonia, dove volano solo gli stracci. La task force comunale torna ad attaccare la regione, mentre sul campo tutto resta fermo. Vedete, crisi perenne. Qui la pista dell'aeroporto dello Stretto. E ancora il vice ministro Alessandro Morelli all'attacco Salvatore Chindemi. Si studia un piano di investimenti, ma che fine hanno fatto i lavori? E questo è il punto di domanda. La provocazione: abbiate il coraggio di ufficializzare la fine dello scalo. Intanto i dati di maggio 2022 attestano un segno più ancora insufficiente e una scarsa percentuale di riempimento dei voli. Ognuno si assuma le sue responsabilità. Il Circolo Regium Iuli rilancia i suoi caffè letterari, tutto questo a Reggio Calabria. Stasera è il primo appuntamento della rassegna con un preciso obiettivo: riaccendere la fiammella della cultura e della letteratura. Continuiamo sempre con Gazzetta del Sud, sempre temi regionali all'interno delle pagine Calabria. Ci occupiamo di giudiziari, a Scotte rinascita. La DDA ricorre in appello per 5 imputati. Vibo, giudicati con l'abbreviato e assolti, invocata la riforma della sentenza emessa lo scorso novembre. Riconosciuta l'operatività dei clan, e qui l'approfondimento della notizia, è chiesta anche la rinnovazione del dibattimento per l'approfondimento delle dichiarazioni di 4 pentiti. E qui vedete l'aula bunker, il procuratore Gratteri con il pool di magistrati impegnati nel processo Scott Rinascita. Teatro, Masciari, non cala il sipario sullo scontro tra professionisti. Catanzaro. L'ingegnere Domenico Angotti, legittima, dice, l'assegnazione dei lavori, le opere a un RTP formato dallo studio di architettura Valle di Roma. Il neosindaco Nicola Fiorita, da poco eletto a Catanzaro, alle prese con una partita che si preannuncia delicatissima. Rianimazione chiusa a Polistena è gravissimo. Il sindacato dei medici ANAO chiede soluzioni, a rischio tutto il sistema di assistenza. Il blocco è causato dall'ormai cronica carenza di personale. Qui vedete serve un vasto bacino. Qui l'ospedale Santa Maria degli Ungheresi di Polistena, che vive un momento di grande difficoltà per la mancanza di personale. Continuiamo sempre con l'interno di Gazzetta del Sud, gli altri fatti della giornata che riguardano i cantieri della statale 106 che bruciano tra le fiamme del racket. Facciamo il punto. A 1 mese e mezzo dall'ultimo attentato a Francavilla Marittima, distrutti 3 camion della ditta Sposato. I boss continuano a intimidire le ditte che lavorano tra Rosseto Capospulico e Sibari. L'Unical Abriatico torna a scavare con prof e studenti nell'antico insediamento rurale. È già in corso uno studio preliminare d'intesa con la SABAP di Reggio e Vibo. L'accordo quadro è stato siglato dal comune con gli Atenei di Rende, della Basilicata e di Siena. E qui vedete Adele Coscarella, docente Unical, coordina la campagna. La lite mortale in camera da letto, poi ha dormito accanto al cadavere. Dalle indagini sul femminicidio di Mandatoriccio emergono particolari inquietanti. La donna è deceduta dopo una coltellata. Vedete, il 73enne omicida mi tradiva, voleva dormire da un'amica, dice Luigi Carlino. Non avrebbe manifestato segnali di ravvedimento, anzi avrebbe mostrato un'apparente normalità.
Ha scelto il silenzio dopo le dichiarazioni. Intanto l'uomo, andiamo avanti, la vendetta giurata col sangue del morto, in retroscena della faida di Sant'Ofemia, le minacce del vampiro e i legami col delitto Alvaro, l'intercettazione, qualche gioco di sopra. Dunque, per quanto riguarda la notizia, era l'11 luglio del 2004, vedete i rilievi sulla panchina a San Mauro Torinese, dove fu ucciso il calabrese Giuseppe Gioffrè. Crea e Alvaro solidi intrecci nello scacchiere delle 'Ndrine. Chi sono i due arrestati? Il GIP, gravi indizi per l'identificazione dei due nel gruppo di fuoco. Qui l'ultima vittima, Giuseppe Gioffrè, è stato ucciso all'età di 77 anni. L'uccisione di Gioffrè per dare soddisfazione una volta per tutte ai propositi della famiglia Dalmato Alvaro. E poi il doppio sbarco di migranti a Roccella, se ne occupa anche Gazzetta oggi, sale già a 33 il totale di quest'anno, 33 sbarchi in 150 soccorsi in mare dalla Guardia Costiera, con due diverse imbarcazioni, erano partiti dalla Libia e dalla costa della Turchia. Vedete, ieri pomeriggio l'arrivo a Roccella di altri 100 migranti partiti dalla Turchia. Modello Riace giudiziaria, riprende in appello il processo all'ex sindaco Lucano. Mercoledì la relazione introduttiva della Procura Generale. Il primo grado a Locri, concluso con 18 condanne per 80 anni di reclusione. Mimmo Lucano in foto, il Tribunale di Locri lo ha condannata a 13 anni e 2 mesi. Dunque riprende mercoledì il processo di appello nell'ambito dell'inchiesta Senia. Proseguiamo, voltiamo pagina, prima dello sport, la pagina conclusiva per quanto riguarda le pagine calabre, oggi edizione regionale di Gazzetta del Sud. Crotone, i conti dell'ASP sono ancora in rosso nonostante i correttivi, l'azienda chiude il 2021 con oltre 20 milioni di perdite. Un deficit di gestione inferiore di circa 1,5 milioni a quello registrato nel 2020. Il documento finanziario dovrà essere approvato dal commissario della Sanità calabrese. Proseguiamo, qui intanto vedete il rendiconto, una foto dell'azienda sanitaria crotonese ancora in grande sofferenza. Nicotera, il male silente dello spopolamento, parte della Calabria rischia di morire. Giovanni Durante, studioso di Nicotera, disegna la mappa dei paesi sempre più fantasma. Su 404 comuni, 241 segnano una perdita di abitanti tra il 50 e il 70%. Maglia nera Staiti, piccolo centro della Locride, meno 85,5%. Carpanzano, vedete, meno 85,4% e Polia 75,3%. Il report è basato sulla comparazione tra i dati forniti dal censimento del 1951 e quello più recente. In controtendenza viaggiano i Onadi con un incremento di 155,3% e Ricadi con il 9%. A Vibo Valentia, alluvione 16 anni fa, vite spezzate e distruzioni a Vibo. Nonostante il tempo trascorso da quel drammatico 3 luglio del 2006, la messa in sicurezza del territorio rimane una chimera. Le opere non eseguite in continuità e neppure completate. Vedete qui la grande disperazione, le frazioni marine rimaste invase dalla melma per diversi giorni dopo l'alluvione. Pogba è un passo dalla Juve, Skriniar lascia invece l'Inter, ancora col punto interrogativo come vedete. Movimenti di calcio mercato, Serie B, Regina, Stellone più vicini, il Cosenza torna a lavorare, ricordiamo l'iscrizione della Regina, e poi Catanzaro sempre attivo, il giorno di Pontisso. Si muove bene sul mercato la squadra giallorossa, affidata ancora a Vivarini. Dicevamo della Regina, Stellone rimarrà, dovrebbe essere lui il tecnico anche per la prossima stagione. Questa settimana ha rifiutato le lusinghe di altri club per attendere la proposta della società Amaranto. Ben volentieri dunque Roberto Stellone rimane a Reggio Calabria. Abbiamo così completato con Gazzetta del Sud, questa era la prima testata che abbiamo analizzato e approfondito con i relativi temi all'interno. Ci occupiamo del quotidiano, in sintesi la guerra naturalmente in Ucraina. Vediamo subito quanto riporta pagina 3, la Turchia ferma un cargo russo con grano rubato, Mosca pretesto per far entrare la Gran Bretagna nel Mar Nero. E poi Vaticano, vedete l'appello, l'ennesimo del Papa durante l'Angelus Domenicale, creare un progetto di pace globale, dice Papa Francesco durante l'Angelus, sì a un mondo
mondo unito, non a uno diviso fra prepotenze, dice Papa Francesco, che si sofferma ancora sulla guerra in Ucraina. Proseguiamo, politica, Franceschini, se i 5 Stelle faranno cadere il governo sarà stop alle alleanze con il Partito Democratico. Il ministro all'incontro di Aria Dem, vedete qui Dario Franceschini in foto. E poi l'intervento, togliere l'IVA sui beni essenziali, attendiamo l'incontro con Draghi. Il segretario CISL sbarra sui dati dell'inflazione. Marmolada, tragico crollo di ghiaccio, ci sono morti e feriti, il testimone, un terribile boato si è sentito, qui un soccorritore, vedete, in Trentino dove si è verificato il tragico crollo, si cercano i dispersi, evacuati tutti i rifugi, valanga a causa delle alte temperature. E poi ancora il dramma, ventenne tarantino annega a Capri, il magistrato dispone l'autopsia, inutili tentativi di rianimazione. Copenaghen, colpi d'arma da fuoco in Danimarca, gli spari in un centro commerciale. La polizia ha fermato un sospetto, ci sono vittime. Andiamo ancora avanti, sfogliando sempre il quotidiano del Sud per quanto riguarda i temi più importanti della giornata, le pagine regionali Calabria, lo dicevamo in apertura, per i temi della sanità, i medici delle USC. Delle USCA senza stipendi, ancora irrisolto il nodo dei contratti, laghi, tenerle aperte fino a fine anno, dice. Molti dottori da dicembre non ricevono i rimborsi, intanto l'epidemia in tutta la Calabria avanza, lo dicevamo già prima, con i numeri che sono altissimi, qui l'ex sede USCA di Cosenza. Il virus non molla, la presa e le strutture ospedaliere cominciano a vacillare. Basta guardare i 211 ricoveri nei reparti di malattie infettive con date aggiornate a ieri. Su 5.237 tamponi effettuati sono stati registrati già 1.628 casi positivi. L'ASP blinda 250 milioni dai possibili pignoramenti, ma arranca sul contenzioso. Le cifre del terzo trimestre 2021. Polistena, riaprire subito la rianimazione. Il segretario aziendale Anao Giannetta, ripercussioni serie, dice. Reparto chiuso per mancanza di personale, così salta il pronto soccorso. Situazione difficile all'ospedale di Polistena, dove la situazione è veramente grave. La chiusura del reparto di rianimazione sta generando una serie di disagi a catena che vanno affrontati con l'assoluta priorità, lo dichiara anche Domenico Giannetta, dirigente medico e segretario aziendale ANAO del sindacato dirigenti medici. Investimenti PNRR, l'ASP di Cosenza affida l'intero piano a Invitalia, gestirà tutta la fase progettuale, dice, velocizzare le procedure ed evitare blocchi. Continuiamo sempre con l'interno del quotidiano del Sud, ha mandato Riccio, vedete la pagina numero 9, l'ennesima lite dietro il delitto. Il marito dell'insegnante pensionato uccisa a coltellate ha confessato, il cadavere lasciato 2 giorni in casa, in molti sapevano dei continui litigi tra i due. Rischio ambientale, incendi, il piano del Parco dell'Aspromonte, 10 associazioni a presidiare il territorio, parla il presidente del parco, Leo Autelitano, che appare in questa foto. E qui un incendio in Aspromonte, in uno scatto dello scorso anno, quando l'Aspromonte è andato in fumo, diversi gli incendi, centinaia, migliaia di ettari di bosco sono andati in fumo, poco tempo. Festa di popolo per Monsignor Parisi a Santa Severina, solenne cerimonia di ordinazione per il vescovo di Lamezia Terme. L'impegno per una chiesa al servizio degli altri è la testimonianza del sindaco. Qui vedete la cerimonia di ordinazione e Monsignor Stefano Parisi in foto. Sant'Ilario dello Ionio, canile, luogo di inclusione sociale. L'evoluzione della struttura dopo il sequestro giudiziario. Detenuti coinvolti nel progetto, la visita della vicepresidente della regione Princi. E poi Roccella, vedete i 2 sbarchi nel giro di 15 ore, l'esodo di migranti prosegue senza sosta, soccorsi continui nel mare antistante la costa della Locre, di arrivo continuo di migranti che vengono fatti sbarcare al porto delle Grazie di Roccella Ionica, sono ben 33 dall'inizio dell'anno gli sbarchi e ancora 2 nelle ultime ore, in questi ultimi 15 ore a Roccella Ionica. Turismo adesso, siamo già alle pagine provinciali, iniziando da Catanzaro, Soverato, la solita estate da Pienone. Agosto è già sold out, i prezzi rimangono tra i più alti del comprensorio. Secondo i gestori degli stabilimenti balneari, il flusso resta in linea con gli altri anni.
I rincari si fanno sentire, il solito nodo parcheggi. E intanto, per quanto riguarda ancora la pagina di Catanzaro, non, nessun bisogno, vedete la notizia, parliamo di sociale, nessun bisogno resta inascoltato. Appuntamento a Casa Roella, nessun rallentamento anche con il Covid. Illustrato ad Avoli, nel Catanzarese, il bilancio dell'ultimo triennio di Fondazione Città Solidale. Qui vedete l'incontro che si è tenuto ad Avoli. E poi parrocchia San Massimiliano Colbe, la milizia dell'Immacolata si rinnova, eletto il nuovo direttivo, Anna Brugnano nominata presidente. Parliamo di sanità, sempre dalla parte dei bambini, concluso l'ottavo congresso di reumatologia pediatrica. La soddisfazione della presidente Maria Cirillo per la partecipazione, vedete alcuni dei partecipanti e dei relatori con la presidente Maria Cirillo in foto. Qualche altra notizia che arriva da Magisano: al via il terzo mandato di Lo Stumbo. Elia spiazza tutto, il sindaco è incompatibile, presto deciderà un giudice. Consiglio di insediamento per la nuova amministrazione, giunta ancora invece in stand-by. Invece a Staletti, addio a Sonia Versa nel suo cuore e nelle sue tele, vinta da una brutta malattia. Vedete Sonia Aversa in foto. E poi Soverato, in riva al Marionio nasce Penelope, la genesi dell'opera che debutterà a novembre. Sul palco del Teatro del Grillo ha visto la luce il monologo dell'autrice e regista Baldi Luzzi. Squillace quel cartello di benvenuto, ma è collocato su un muro degradato. I consiglieri di minoranza contestano la scelta. Poi a Caraffa le tradizioni arberesche si valorizzano anche sui menù. Lasciamo le pagine di Catanzaro ricche di notizie quest'oggi. Adesso apriamo quella che riguarda Reggio Calabria. Altro che festa e guerra sui bronzi. Cinquantenario delle polemiche, vedete il sindaco facente funzione, Versace rompe con Giussi Princi, Metro City rifiuta i fondi regionali e vieta l'uso dei materiali dopo l'esclusione romana, qui vedete i bronzi di Riace. E poi l'aeroporto, il Tito Minniti, che indemi, task force, occhiuto, mantenga gli impegni, basta prevaricazioni ai danni di Reggio Calabria. E poi c'è il messaggio all'Ampi Regina, solo il bene potrà battere e sconfiggere il male, lo speciale mittente e padre Giancarlo Bregantini. Vedete il vescovo Bregantini qui nel suo video messaggio all'Ampi Regina. Il 30 luglio torna il Pride che piovono adesioni ad Arci. Per quanto riguarda ancora le notizie che arrivano dalle pagine di Reggio, sboccia mondi da favola alle gomme, un laboratorio artistico-terapeutico pensato dalla dottoressa Cuzzola per portare in dono arte e un po' d'estate ai bambini del reparto di pediatria, finanziato con i fondi raccolti da Rotaract 2012, e distretto Leo. E ancora welfare Reggio senza più centri diurni, Nucera e l'ecatombe, dice, dei servizi sociali non sono sufficienti, la rassicurazione di Delfino. Questo per quanto riguarda il welfare. Voci da Spromonte parte da Cataforio, quel viaggio poetico dentro l'anima e borghi regini. Continuiamo per quanto riguarda ancora la pagina di Reggio, sold out per i bimbi dell'Ecuador, successo alla serata dell'Arena dello Stretto, gemellaggio tra le associazioni, vedete. E poi artisti regini in mostra a Messina, l'approfondimento. Lasciamo i temi di Reggio, apriamo la pagina della provincia dove sono inseriti anche i temi della Locride in questa parte finale della segna stampa di inizio settimana. A Bagnara Calabra, acqua, sospeso l'invio delle cartelle, servizio idrico, parrello sugli avvisi inviati dall'Agenzia delle Entrate. Scaturiscono da una precisa scelta politica della precedente amministrazione. Vedete qui la vice sindaca di Bagnara Calabra, Santa Parrello. E poi Villa San Giovanni, il consigliere delegato alla ricetta di Cotroneo per ridare dignità allo sport cittadino. Qui Giuseppe Cotroneo in foto. Melicucco, un nuovo laboratorio di informatica in ricordo del professor Battaglia, inaugurata l'aula dedicata al compianto insegnante. Qui il nuovo laboratorio di informatica inaugurato all'Istituto Comprensivo di Melicucco. Si va avanti, ci occupiamo ancora di temi che arrivano dalla provincia, pagina 21. Mini museo Pelmar, un piccolo scrigno che raccoglie storie e tradizioni popolari, sconosciuto ai più, preserva l'identità di un'intera comunità a Gioia Tauro. E qui vedete Sant'Epellicano davanti all'ingresso del museo.
Monasteracce, processione contestata dai fedeli, Don Valenti non accetta diktat. Mal digerite alcune modifiche, il parroco comunque non ci sta. E vedete qui il parroco durante la comunicazione ai fedeli. Brancaleone, la presentazione Amore e ricordi nell'ultimo libro di Giuseppe Gervasi. Qui un momento dell'evento, un momento culturale su iniziativa della Proloco di Brancaleone. Abruzzano, commosso saluto a docente e personale ATA, cerimonia per omaggiare chi andrà in pensione. Qui vedete gli insegnanti e il personale ATA festeggiati. Vediamo se ci sono altre notizie per quanto riguarda le pagine del quotidiano. Come al solito quella di Vibo, si parla di turismo quest'oggi nel pieno già dell'estate, tutto pronto per la stagione. Previste in estate numerose presenze anche sul territorio comunale. I proprietari delle strutture ricettive sono ottimiste, ma invocano vicinanza. Ci avviamo verso il pieno dell'estate e qui vedete una bella veduta aerea di Vibo Marina. E ancora preoccupa l'ormai atavica crisi idrica che penalizza le attività e la cittadinanza. Davanti alle nostre richieste in molti fanno spallucce. E qui vedete la crisi idrica attanaglia il territorio vibonese, ma non solo. Bisogna risparmiare il più possibile acqua per via anche della siccità. Autorità di sistema portuale disposta alla decadenza di due concessioni invece demaniale. Una notizia di spalla, sempre da Vibo, il progetto della ruota panoramica si concretizza. Proseguiamo, parte finale dedicata ancora ai temi che riguardano lo sport. Vedete, ancora si parla di calcio mercato, Cosenza, Crotone, ma soprattutto Regina e Catanzaro impegnati per rinforzare la rosa. Regina pronta invece a scaldare i motori, squadra Maranto da rinnovare, soprattutto nel reparto offensivo. Si entra nella fase decisiva, a Stalloni il compito di dare le indicazioni per il mercato. Intanto sarà sfoltita la rosa. Catanzaro stretta finale invece per Iemmello, il centravanti non compare nell'elenco dei convocati per il ritiro del Frosinone. Già 5 le conferme in casa San Biasi. Invece in prima categoria il Siderno invece ha scelto come tecnico Peppa Lia, eccolo in questa foto, sarà lui il tecnico per quanto riguarda la prossima stagione calcistica del Siderno Calcio. Abbiamo completato, non ci sono altre notizie importanti per quanto riguardava il quotidiano del Sud. In conclusione diamo un'occhiata velocissima anche alla prima pagina per quanto riguarda Calabria.live, l'edizione di questo lunedì. Vediamo subito quanto riporta in apertura Calabria.live e poi completeremo questo odierno appuntamento. Vi lasceremo la situazione meteo che non promette nulla di buono perché sarà ancora grande caldo oggi con temperature anche sopra i 40 gradi, caldo torrido che è imperverso ormai da più di una settimana su tutta la Calabria. Ponte e Mediterranean Life in comune, vedete destino per assenza di divisione politica e poi un grave sgarbo istituzionale. Metro City esce dal tavolo istituzionale per il 50° dei bronzi. Domani si riunisce invece il Consiglio regionale della Calabria, Palazzo Campanella, ordine del giorno, PSC e Consorzio Costa degli Dei. PNRR al via i treni a idrogeno, c'è anche la tratta Cosenza-Catanzaro. Tavernise invece Movimento 5 Stelle, su tratta Cosenza-Catanzaro mancano i binari. Abbiamo completato, non ci sono altre notizie importanti per quanto riguardava Calabria.live. Vi lasciamo la situazione meteo, vi rinviamo alle 13.30 invece per il nostro TG News, per tutti quelli che sono i fatti della giornata e quello che è accaduto anche in questo weekend. Grazie per averci seguiti, buona giornata a tutti. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovaschi. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Questo programma è presentato da...